ricordo che vidi una fotografia di Raffaele Di Palma e mi sembra avesse vinto la 500 miglia di Indianapolis. Mi dissi, questo è un italiano, perché un giorno non potrei anch'io essere un pilota d'automobile? E tutti gli atti sono stati una conseguenza di questo sogno dell'adolescenza. Questa è la storia di un uomo che veniva dall'Italia e che fece grande l'America e lo sport. C'è molto di Ulisse in Ralph De Palma. Nel viaggio transoceanico che porta lui e la famiglia in America c'è scritto un destino. Ralph De Palma è famoso per aver vinto l'edizione del 1915 della 500 miglia di Indianapolis. Le sue straordinarie gesta sportive lo imposero all'attenzione planetaria. Per milioni di emigrati italiani sparsi nel mondo, divenne l'eroe internazionale di cui andare fieri. Ralph De Palma nel 1919 tenta di battere il record del mondo di velocità. Sulla sabbia di Daytona Beach, a bordo della Bianca Packard, Ralph De Palma toccò la velocità massima di 149,87 miglia orarie, pari ad oltre 241 km all'ora. Una velocità mai raggiunta in quel momento, neppure dal più veloce degli aerei. L'epopea di De Palma ci insegna che per tagliare i traguardi più ambiziosi bisogna prima di tutto osarli. Questa è la vicenda umana e sportiva di un ragazzo pugliese che rese grande l'automobilismo dei primi del Novecento. Raffaele De Palma, partito bambino e senza grandi possibilità economiche, era riuscito nell'impresa di diventare l'uomo più veloce del mondo.